lì c'era la compagnia, il villaggio dove abitavo Germanedo, e con sacrifici ho comprato la moto e ho comprato un KTM. E lì era sempre legato molto motocross, motostrada, quindi già c'era un po' la tendenza verso la montagna, andare nei boschi. E lì ho cominciato anche a fare alcune gare di regolarità, andavo anche bene abbastanza. Il problema è che poi, avendo dei problemi di schiena a livello vertebrale, facevo fatica a finire le gare, avevo sempre problemi di dolore, piano piano ho smesso. Ho andato in montagna così per caso. Mi piaceva sciare, andavamo a Pianedera a sciare, la stazione vicino a casa. E poi così, sempre ambito montagna, andando a sciare, ho detto, cioè, avviciniamoci alla montagna. E così ho frequentato un corso d'alpinismo e lì ho conosciuto l'ambiente. E quali sono state le salite più importanti che poi hai fatto? Ma sai, importanti sono tutte importanti. Dopo, ma sono importanti meno per la cronaca, però più per te, o viceversa. Però più importanti sono quelli che ti legano magari con la compagnia, l'obiettivo, tutto l'insieme. La cosa bella, la più bella per me è stata al Pilone Centrale con Floriano, mio compagno di cordata, più da 15 anni, siamo stati assieme a fare parecchie attività, ma perché avevo letto il libro e c'era questa storia del Pilone Centrale dove Alecco ha risentito, perché i primi soccorsi sono partiti anche da Alecco, da alcuni ragni, da Dino Piazza, da Lupetto, quindi conoscevi la storia dell'alpinismo. E quello è stato. E poi un'altra salita per me indimenticabile, anzi altre due. Una, il Fizzolò in inverno, che realmente siamo andati a scoprire cos'era la Patagonia nell'88 e soprattutto in inverno, dove eravamo in tre e basta. E l'altra, che per me è la più dura psicologicamente, è stata l'invernale a Badile con Antonello Cardinale. Per me quelle sono state le tre salite più importanti. E la storia del pilone. Ma la storia del pilone è nata. È un po' che la pensavamo sia io che Floriano e lo volevamo fare in un modo non di nuovo, però era sempre per noi, perché dopo era fino a soddisfazione del tuo personale, abbiamo deciso di farla in giornata. So che altre cordate andavano dal Monzino, andavano alle Eclés, facevano un bivacco, chi era veloce faceva un bivacco alle Eclés, poi si portava in cima, oppure rischiava di fare due bivacchi. Noi siamo partiti invece dal Ghiglione a mezzanotte, siamo scesi, abbiamo attraversato Colmour. Abbiamo fatto la nord del Col del Pedjarè, siamo arrivati all'attacco, c'era una cordata che dormiva, mi sembra di un po' ritornare ai tempi di Cassin, quando il Lavaredo c'erano i tedeschi che dormivano Mi e passavi gli è passato sopra. davanti. Noi siamo passati avanti mentre loro dormivano, abbiamo attaccato alle 5 di mattina con le prime luci, leggerissimi ci siamo portati in cima, però il fatto di essere stati veloci era che eravamo studiata, non avevamo né sacco a pelo né fornello, leggerissimi, due corde. Il minimo dispensabile, stiamo parlando dell'84, quindi eravamo abbastanza un po' innovativi. Avevamo una scarpa che l'aveva studiata la Don Ghiveri, mio cugino, che lui aveva una bella testa sugli aggeggini, tutte queste attrezzature leggere. Lui è sempre stato per la leggerezza, la Don Ghiveri, vedi anche i figli, erano così sia Giorgio che Marco. E praticamente avevamo questa soprascarpa con all'interno una scarpa d'arrampicata. Siamo arrivati all'attacco, abbiamo tolto questa soprascarpa leggermente imbottita con le scarpette via veloci, due corde da 8, che una era la corda da ferramenta perché non c'era ancora Sì, non l'8, c'era quindi era ancora l'otto. una 9, una da 8 da ferramenta. Siamo portati in cima, praticamente alle 4 eravamo in cima al pilone, alle 6 in cima al bianco e alle 9 di sera eravamo a Ghitè. In 21 ore per noi è stata una bella soddisfazione. Dopo, chiaro, non era una notizia da stampa, però per noi eravamo soddisfatti di quello che avevamo fatto. Quando siamo scesi, abbiamo fatto autostop, siamo ritornati a Chamonix per prendere la macchina per ritornare a Resinelli, perché allora facevamo queste corse da Resinelli a Resinelli, l'aeroporto, la nostra base di partenza. E in autostop lì al traforo ci aveva caricato il presidente del CAI di Ballario, che era Corti Luigi. Ci aveva chiesto cosa avevamo fatto. Il tempo di arrivare a casa, dopo 3 ore, mi suona il telefono ed era Casimiro Ferrari. Io Casimiro Ferrari non lo conoscevo, lo sapevo chi era, leggevo sui giornali, lo vedevo in giro, però mai parlato assieme. Mi ha chiesto cosa avevo fatto, perché ha saputo, sì, mi fa, voglio fare una chiacchierata con te. Beh, sono andato il giorno dopo a casa sua e mi ha proposto di andare con l'ispedizione alla Madame Brunner la primavera successiva.
Per me è stata la prima esperienza, diciamo anche la prima volta che prendevo l'aeroplano. Io ho preso l'aereo e a 24 anni ho preso l'aereo grazie a Casimiro che mi ha portato mi ha voluto con lui alla Mata Branca a fare questa cresta bellissima. Certo. E con me c'erano Mario Panzeri, che poi lo conosciamo, certo, come alpinista sugli 8000, Carlo Alde, Lombardini, Giuliano Marese e Casimiro. E lì mi è piaciuta molto la figura di Casimiro Ferrara. Mm-hmm. Chi era il Miro? Chi era Casimiro? Casimiro penso non ha bisogno di presentazione, sappiamo chi è. Però è stato, per me è stata quella persona che mi ha dato tanto. Carattere difficile, duro, però io con lui non ho avuto problemi. Cioè, io facevo la mia parte, da lui ho imparato tanto. Ma la verità è stata una bella esperienza perché io, Carlo e Mario siamo stati due giorni a su e giù, i primi 500-600 metri a attrezzare. Dopo due giorni, a un certo punto, un pomeriggio, Casimiro arriva, lui e Lombardini, e il Maresi fa, buono, adesso da qui si va, si sta in parete. Siamo rimasti in parete 5 giorni. Abbiamo girato un film da 16 mm, mm-hmm, è stato presentato a Trento. Ma soprattutto mi ha fatto vivere una grande esperienza e sulla grande montagna. E tra l'altro devo dire che non era la persona Casimiro che stava dietro, tirava le quinte, certo, era il momento che diceva va avanti, andava avanti lui e, certo, e ti faceva vedere che lui era ancora un bel personaggio. È stata fatta sullo sperone nord-est, non è la normale della Mata Branca. Questo okay, sperone nord-est, tra l'altro, era una via che aveva tentato anche Messner, mm-hmm, perché gli piaceva, perché è una montagna troppo bella. È stata montagna sacra fino al 61, mi sembra. Messner, in uno dei suoi tanti viaggi in Himalaya, la stava salendo. Ha dovuto interrompere dopo forse 500-600 metri, mi sembra, perché è andato in soccorso al figlio di Ilari, che c'era stato un incidente nei pressi e ha abbandonato la salita. Però è una salita con dato rispetto, noi era una ripetizione perché la via mi sembra che era stata aperta dagli svizzeri. Adesso... Sì. Però è una grande salita. E i vostri concatenamenti 24 ore non stop, l'ecco ritorno. Sai, quelle erano cose che facevamo noi così per divertirci, no? Certo. Insomma, si improvvisava sul momento, esempio una sera eravamo lì dal bacio, sai che bacio aveva una pizza di ristorante, sì, sì, eravamo io, Dario, Mario Galli, mio fratello, stavamo mangiando la pizza, fa dai che andiamo a fare la colata al Capucino. Ed era sabato sera. E noi siamo partiti alle 2 di notte, 3 di notte da Lecco. Siamo arrivati a Courmayeur, prima ha dovuto aspettare la prima funivia, siamo saliti giù di corsa, siamo arrivati all'attacco della via dove c'erano altre cordate che stavano attaccando, certo, che erano andati da loro a dormire a Torino. Noi invece, certo, abbiamo cercato Dario Peppo velocissimo, ha superato la seraccata, certo, siamo passati davanti, di corsa a Falabonati, giù le doppie, risaliamo a Coflambeau, andiamo a prendere la funivia. Chiusa. La funivia era andata, certo, ed erano le 5 e mezza. E Dario Peppo fa: beh, se fanno 1000 metri in 40 minuti, 35 minuti in salita, noi possiamo fare 2000 metri in discesa. Non è che avevamo tanta voglia, no? Giù, quindi Torino, Courmayeur, sono 2000 passamenti di livello. Scendiamo, prendiamo, mangiamo la pizza, beh, alle 9, 9 e mezza, insomma, mezzanotte era a casa. Ma tutte cose così per divertimento. Questa è un'altra, stesso giro, andando, partendo, salendo, facendo la cresta di Diable, scendendo, autostop, ritorni, resilienza, mezzanotte. Tutte queste corse che avevi anche l'età per fare. Quella che più ha avuto senso è stata quella del Badile. Del Badile, sì, mi ricordo. E lì eravamo partiti però dal Sassfurà. Eravamo partiti dal Sassfurà e abbiamo fatto Cengaro tramite la Kaiser Lehmann. Da lì siamo scesi, siamo slegati, siamo scesi, abbiamo fatto la Sertori, la Marimonte. Sertori, okay. Cresta Est. Scesi dallo Spigolo, intanto incontravamo gente che saliva dallo Spigolo, siamo scesi, certo, dallo Spigolo, abbiamo fatto la Nord-Est, Cassin, in 13 ore ha fatto questo, completato questo giro. Non è male, Ma era bello, erano delle soddisfazioni che tra di noi, dopo, certo, perché poi alla sera eravamo in resiliente a mangiare. Questa con chi l'hai fatta? Con Floriano. Con Floriano. Beh, ma lei è stato un compagno di comodato molto importante.
Il tuo compagno ideale chi è stato, diciamo? Ma sai, ideale, io ho arrampicato con tante persone, ho mai avuto un compagno proprio fisso da cui affidarmi era Floriano e Dario Spolafinca. Ecco, questi sono stati i due compagni ricordati che ancora tutt'oggi, certo. Con Dario, con Peppo, sì. Infatti anche con Dario sono stati 2 anni fa in Patagonia, faccio un giro con i cini, dicendo, poi sono stati nel 2007 la Oslo del Torre. Insomma, questi sono i compagni. E calcola che questo comunque allenamento al Badile ha generato poi la ripetizione di Riccardo Cassini. Perché quando siamo tornati, Riccardo Resinelli ha saputo, perché Resinelli era la base. Certo, sì, sì. Ha saputo che avevamo fatto questa cosa, allora la sera avevamo mangiato la selvaggina a casa sua, lui era il cacciatore. No? Sì, sì. E lui mi dice, sarebbe bello fare tornare con le scarpette. E allora Floriano Tolini ha detto, beh, visto che era l'86, prossimo anno, l'87, sono i 50 anni della salita. Fatto la salita Riccardo. Ma dai, si potrebbe... E Riccardo dice, dai, ci alleniamo. Non è che mi alleno, ci alleniamo. E così è nata l'idea e siamo andati a farla, a ripeterla. E da lì è stata... Cosa ti racconto, insomma? È stata una bella esperienza. Benzore arrampicare con Riccardo, poi... arrampichi con la storia della mia. Sì. Cioè, questo personaggio che, sinceramente, ti rendi conto, cioè, in parete la persona. Era uno che ancora voleva comandare. Certo. Attuali. Infatti, siamo arrivati all'attacco, abbiamo fatto l'originale, da Chiacciano, certo. Tutti scendono dallo spiro. Esatto. Cioè, l'attacco originale. Il tempo era un po' così, no? Un po' incerto, come potrebbe essere adesso. E so che il Mariolino, perché c'era anche Mariolino Conti e Daniele Bionda, e Mariolino Conti fa, ostia, mi sa che il tempo, perché eravamo già tornati indietro una volta, 15 giorni prima, mi sa che il tempo, e Riccardo fa, no, andiamo, no? Certo. Cioè, quindi era ancora uno che dettava, è un'esperienza che rimane dentro di te, certo, arrampicare con un personaggio così. Sì. Nel pieno della tua attività alpinistica arrampicavi spesso con l'Antonello Cardinale, che era l'Antonello? Beh, Antonello Cardinale era un ragazzo buono, taciturno, fisico da muratore, perché faceva muratore con suo papà, una piccola impresa, e lui si metteva in testa un obiettivo e lo studiava bene, difatti aveva chiesto che voleva ripetere la via Pilastro Nord-Est al Badile, la via che ha fatto Nardella, Chiappa, Scarabelli e Martinelli nel 72. E lui voleva ripetere in invernale, aveva già fatto 2 tentativi l'anno prima con Paolo Vitali e Fabio Lenti, però non erano riusciti a fare più tanti tiri, un po' il tempo, un po' le condizioni. E fin quando lui me l'ha proposto, ho capito che ci teneva, e allora ho deciso così di andare con lui, ci siamo allenati, si è dimostrato che era un ragazzo molto forte, ma forte tecnicamente, sapeva arrampicare molto bene, infatti sono andato con lui, mi è servito, ma anche io gli ho fatto da supporto perché avevo qualche anno in più di lui, avevo qualche esperienza un po' di più e ci ha aiutato anche a portare a termine la salita. Gruppo Gamma di Lecco. Il gruppo Gamma è anche la mia famiglia, perché ho cominciato ad andare in montagna senza sapere cos'era il gruppo Gamma. Sempre mio cugino Aldo Ghileri, che venivano via dalla scissione di ragni, ha formato questo gruppo. Io volevo fare il corso roccia, lui mi ha detto vieni con noi, sapere chi era il Gamma. E poi ho trovato una bella compagnia, un bel ambiente. Sono stato anche presidente per 2 cariche, ho organizzato anche delle spedizioni importanti tipo Dash 24. E c'è da dire che siamo molto radicati sul territorio, difatti dalle scuole escono le nuove leve del gruppo Gamma, anche adesso è già il terzo anno che escono i ragazzi veramente sempre di Lecco e circondari che stanno intraprendendo, alcuni sono già passati soci Gamma. Il nostro obiettivo è di coltivare il nostro territorio, insomma, ma non per essere campanilisti, ma anche perché è questione, sentiamo più la storia, la cultura dell'alpinismo lecchese, sappiamo tante cose. Allora è bello che anche loro riusciamo a trasmettere qualcosa e di conseguenza loro potranno trasmettere in futuro ai nostri. Sei guida alpina dall'86. L'ho fatto volentieri, mi è piaciuto, mi è servito e ti devo dire che dall'85 al 95 l'ho anche esercitata parecchio. Mi ha permesso, ti dirò, anche di aiutarmi nel mondo del lavoro, perché sai, io sono entrato nel mondo con le aziende, come consulente rappresentante di articoli sportivi. Beh, sai, la guida è sempre un bel biglietto da visita.
però devo dire che mi è piaciuto perché sono riuscito a trasmettere a tante persone la passione che io avevo e anche loro quello che volevano fare. Non l'ho presa come professione a tempo pieno, ho fatto appunto in questi 10 anni abbastanza, girando Bianco, Cervino, Badile, sono stato anche nell'Hogar e devo dirti che è stata una bella esperienza, ma soprattutto era una professione che avrebbe potuto continuare se non avrei trovato qualcosa che mi soddisfava più in quel momento, certo. Fare consulente per le aziende e poi rappresentante, certo. Che ora tuttora faccio. Sei andato tanto in montagna e la montagna cosa ti ha dato? Ma soprattutto mi ha fatto capire che andare in montagna è fatica. Fatica nella vita serve. Mi ha fatto imparare ad aspettare. Prima era uno che voleva le cose subito e qui invece mi ha fatto imparare ad aspettare, sia come quando aspetti magari per mesi di fare una certa via, aspetti le condizioni, sei fermo in bivacco 1, 2, 3 giorni, aspetti che arrivi al bello, aspetti il momento che sei in forza con l'allenamento per fare certe cose. Ecco, la montagna mi ha fatto imparare, mi ha forgiato il carattere, prima di tutto imparare a vivere col compagno, a essere altruista, magari a dividersi, io provo ad essere in cima a Croce altissimo senza niente da bere, abbiamo trovato un limone in cima, dividerlo in 6, cioè ti fa imparare queste cose la montagna, perché sei lì, non hai via di scappatoia e lì ti viene fuori il tuo carattere, se sei altruista o se sei egoista. E poi soprattutto ti fa imparare ad aspettare e avere pazienza delle cose. Libertà. Libertà, poter decidere di intraprendere una strada, quello che vuoi, un fatto, un qualcosa senza chiaramente andare a prevaricare la libertà degli altri, però poter decidere di fare quello che vuoi. Che più in quel momento ti interessa. Bellezza. Opera d'arte. Felicità. Essere positivi. Cos'è per te ora la montagna? La montagna per me è sempre stato un campo da gioco, con certe regole, un rispetto per la montagna, però è anche un posto dove io mi rifugio, anche andare solo così per rilassarmi dalla giornata, o andare anche con la famiglia. La famiglia montagna, montagna e famiglia, cioè ho i figli che fanno sport, che vivono la montagna, ho il secondo che scala, il primo che va in bicicletta fa mountain bike, la moglie fa sciapismo, cioè la montagna è anche un bel teatro, chiamalo campo da gioco, ma non inteso come gioco divertimento, è proprio anche un posto di svago, un angolo dove io mi riconosco. La cosa più bella che hai fatto? Senza dubbio la famiglia. Non ti ha dato un po' di preoccupazione la famiglia andando in montagna? Sì, ci pensavo molto. E forse è stato anche quello tante volte un punto di riflessione, di freno. Io sono stato fortunato che ho avuto una ragazza, poi è diventata moglie, che era appassionata anche lei di montagna, tutto lo sciapismo, ha fatto qualcosa di alpinismo assieme, e quindi mi ha sempre lasciato fare perché si fidava di quello che facevo. E io, contrariamente, devo dare fiducia, quindi anche la montagna prenderà delle giuste, con le giuste pinze. Alla fine è vero la montagna, ma non è che la montagna sia tutto. Certo. Cioè, non è che la montagna è il fine. Certo. La montagna è lo scopo per avere tante cose. Grazie Danilo.